Sindaco di Senis, siamo qui proprio dinanzi alla Fontana Spagnola. Questo è un pezzo di storia, della vostra storia, del vostro comune, del vostro paese. Sì, è una fontana che risale al 1600 circa ed è realizzata qui sull'alveo sinistro del Flumini in Bessu ed consta di una parte centrale che è il mascherone dalle cui fauci esce l'acqua. Poi ci sono a contorno due cigni, quindi sopra c'è la scritta di quelli che hanno gli scalpellini che hanno realizzato la fonte. E infatti si legge esta fuente, sì, eccetera, quindi in spagnolo. È stata realizzata dai fratelli Lampis di Laconi, questa fonte. E questa è su pietra trachitica verde. Mentre qui, ecco qua, da qui anche qui scorga l'acqua e questa parte qui, su pietra vulcanica, è stato realizzato il nome del proprietario della fonte, Ferdinando Masones Nin, in spagnolo sempre. Ecco, questa è tutta la parte che riguarda la Fontana Spagnola. Qui quando piove il fiume chiaramente arriva però e copre. Tocca, sì. L'acqua scende. Sì. In pratica noi l'acqua qui la vediamo nel periodo invernale e primaverile. Poi cessa di scendere l'acqua. Sì. Bene, facciamo la traversata. Ecco qua c'è pochissima. No, è acqua naturale. Sì, conviene. Ecco, magnifica visione della Fontana Spagnola di Senis. Chiaramente chi arriva qui e passa qui poi è tenuto a rimettere a posto la rete così come l'ha trovata. E vedete, siamo proprio a due passi dal paese. E infatti la casa baronale è proprio di fronte a noi. Perché tutto questo territorio che c'è qui, tutto faceva parte della proprietà dei baroni di Senis, capito? Perché Senis era a capo della baronia del territorio, in cui ne facevano parte Assolo, Ruinas, Villa Sant'Antonio, Nureci e Asuni. Quindi era a capo della baronia e quindi cioè il fermento era qui del periodo feudale. Questo è l'impatto che è andato fino al 1830, quando poi è passato in mano ai Savoia. E qui è la cosa della baronia. Abbiamo tutti gli scritti in spagnolo. Ecco, tutte queste cose. Qui ce ne abbiamo tantissimi, del 1600. Sì. Anche nelle nostre parrocchie sempre era tutto scritto in spagnolo. Abbiamo un archivio dove tutte queste scritte ci sono, gli atti, ci sono tantissimi atti scritti in spagnolo, fatti da questi masones lì. Facevano pagare le tasse, c'erano questi, certo. Ci sono le scritte, adesso non le abbiamo viste perché ce le abbiamo custodite addirittura in cassaforte, perché sono tutte fatte originali della scritta in spagnolo. Sicuramente saranno libri di cargo descargo, appunto entrate e uscite. Ecco qua. Sì. Certo, da qui è proprio un tiro di schioppo. Sudazio. Sudazio.